Il momento più imbarazzante. Il mio è probabilmente di 2 anni fa. Ero al mio terzo anno di architettura e seguivo questo corso di acustica. Il prof pensò che fosse una bella idea organizzare una gita per sentire un concerto alla Roy Thomson Hall di Toronto. Ora, in quei giorni avevamo lavorato giorno e notte per finire dei progetti, la classica condanna dell'architetto, e riuscimmo a consegnarli giusto in tempo, quindi pensai, ehi, perché no? Una piccola vacanza? Andiamo! Via! Nonostante la mia recente ossessione con la EDM, ho comunque un grandissimo rispetto per la musica classica e orchestrale e per i suoi geni. La prima parte della gita consisteva in un giro dell'edificio. Bel posto, splendida architettura. La seconda parte invece nel godersi il concerto di quella stessa sera. C'era del tempo libero tra le due parti, quindi andai con degli amici a mangiare qualcosa per poi andare subito dopo al concerto. Ci andammo tutti a sedere e, per sfortuna, io e i miei amici eravamo sparpagliati per la sala. Ma comunque ero vicino a delle facce familiari, come quella del mio professore e sua moglie, seduti poco lontano. Il concerto iniziò e fu strabiliante. Era la prima volta che vedevo un concerto così e l'ho davvero apprezzato. A un certo punto il compositore si avviò verso il pianoforte per un assolo. Ora, se mi conoscete, io sballo per il pianoforte, specialmente se in combo con un violino. Insomma, il tizio inizia a suonare e indovinate cosa succede? Le fettuccine che avevo divorato poco prima mi stavano portando l'abbiocco, o come lo chiama qualcuno, il coma da cibo. Ero tipo, cazzo! No! Devo restare sveglio! Devo mostrare rispetto per l'artista! Devo... E vado giù. Ciò che ricordo subito dopo è che un compagno di classe mi svegliò, insieme alle risate di, che so, un centinaio di persone presenti? Sapevo esattamente cos'era successo. È stato un difetto che ho assunto al primo anno di architettura, quando passavo le notti insonni. Ho la tendenza a russare come un orso in letargo. E questo è stato il caso peggiore. Perché, uno, ho cominciato in un momento di pausa nel pezzo del pianista, il che significa che il volume del mio russare fu amplificato grazie al silenzio momentaneo generale e grazie alla splendida acustica della sala, quindi i miei grugniti si fecero un bel viaggetto per tutta la sala. E per via di questo, due, sono sicuro che praticamente tutti mi sentirono, compreso il pianista e il mio professore, che era praticamente di fianco a me. Non c'era modo di stare tranquillo dopo. La privazione di sonno causa scuola, più un pasto abbondante, più la musica classica, mi hanno condotto in una catalessi russante. Nei giorni e nei mesi successivi mi capitava di imbattermi nel mio professore ogni tanto, che mi stuzzicava dicendo «Ehi, hai dormito abbastanza oggi?» Intendendo in realtà mi hai davvero deluso. E ora starete dicendo «Brutto bastardo, che mancanza di rispetto!» Mi dispiace! Non è che volessi passare per uno stronzo. Non ho fatto «Rah, rovinerò questa esperienza per cui ho pagato addormentandomi dimostrando quanto odi questa esibizione musicale! Per cui ho pagato!» Nah! Anzi, il pianista può prenderlo come un complimento, perché la sua musica era così potente che mi ha condotto verso l'ignoto del mio subconscio. No, sei ancora uno stronzo! Ah. Qual è stato il vostro momento più imbarazzante? E non parlo di pisciarsi sotto all'elementare, perché quello lo hanno fatto bene o male tutti, quindi ditemi qual è il vero vostro momento peggiore nella vita. Comunque ragazzi, io sto riprendendo con le riprese di fuori classe, quindi se volete seguire un po' di mie cazzate, seguitemi su Giananiea, ok? Drop it! Via!